due notizie che sono sui giornali domani, almeno sul mio sicuramente. Oggi ci è stato comunicato per l'ennesima volta che i dati del ministro Poletti sull'occupazione sono fasulli perché ci sono 138.000 disoccupati in più finora rispetto al 2014 e questo è 13% il la balsamico disoccupazione. risultato del Job Act. No, però non è proprio così, eh? Sì, Cioè è proprio così. C'è l'informazione. No, non è proprio così. Sono I dati sono 138.000. questi, i dati sono questi, ma il corollario è che non è questo il risultato del Jobs Act, No, no, ma è, che si vedrà tra diciamo, 8 mesi. Jobs Act si vedrà su un periodo più lungo. Nella Questa è fase 2, l'informazione obiettiva. C'era stato è Poletti detto. che ha, scusa, è Però per il Poletti che ha momento la trasmesso. Ma è Poletti che dice La che il cosa è Jobs certa è che Act siamo al 13% di è disoccupazione Poletti che giovanile. dice che il Jobs Act ha fatto i miracoli. Lo diceva addirittura prima che entrasse in vigore. Già Ma c'erano assunzioni prima stanno ancora per che entrasse. arrivare i miracoli. Domani si inaugura l'Expo. Ovviamente il gufo Travaglio dice che sarà tutto un disastro, che le scale crolleranno, eccetera, eccetera. C'è Renzi appeso al corno mentre tu parli. Ma no, ma che Però, c'entro io? Abbiamo pubblicato le foto. Ma io avrei voluto vedere appunto, tutto pronto. Il problema è che sono loro che domani gufano. praticamente Che c'entro io? cammineranno nel deserto, cioè tutti quelli che arrivano lì. Comunque. Capisco per quale motivo abbiamo un presidente della Repubblica, si chiama Mattarella, e non possiamo avere di nuovo il Mattarellum dove si poteva fare questa cosa così semplice e così magari perfettibile, ma sicuramente migliore di quella che stanno alambiccando alla Camera. Poi le vicende interne dei partiti a me non interessano assolutamente niente, facciano quello che vogliono. Ma a proposito di Mattarella, poi insomma, commentavano su Twitter che insomma, hai chiesto a Napolitano di tacere per 9 anni, non è che adesso Eh sì, chiediamo di infatti svegliarsi. me lo sono detta da sola questa, perché. Ma effettivamente, sai, c'è modo e modo. Napolitano si impicciava dappertutto e tra l'altro non parlava quando avrebbe dovuto parlare contro le leggi incostituzionali. La Consulta quante ne ha bocciate che Napolitano aveva firmato, a cominciare dal lodo Alfano. Mentre invece questo non ha ancora detto una parola su niente, quindi io spero che prima o poi parli, anche perché un Presidente della Repubblica se non parla e non scrive non serve a niente. Poi è ovvio che Renzi, fa come se lui non ci fosse. Dicono siamo in dittatura. No, vabbè, parlare di dittatura con la Boschi e Renzi fa ridere. Il problema è che sono talmente ridicoli che non si può nemmeno segnalare un pericolo perché si mettono tutti a ridere. Questa è la tragedia nostra.